Benvenuti a Balunata BC Istruzioni. Oggi vedremo come costruire una pedana per colonne o archi di palloncini. È abbastanza semplice realizzarla, avremo bisogno solamente di un trapano, un po' di colla universale e un pennello per la vernice. Vediamo ora di cosa abbiamo bisogno per costruire la nostra pedana. Io sono andato presso un centro brico e mi sono fatto tagliare una mattonella di medio densing. È un materiale resistente all'umidità, ma potremmo tranquillamente acquistare o compensato o del truciolato. Quindi le dimensioni sono 35 cm x 35 cm, potreste anche farla di 40, dipende dalle vostre necessità. Oltre alla mattonella mi sono fatto dare dei ritagli, degli avanzi che avevano e li ho fatti tagliare. Questi serviranno per fare i nostri piedini. Per incollarli avremo bisogno di una colla universale. Oltre alla mattonella del medio densing avremo bisogno di questo accessorio. Questo non è altro che il piede di un mobile. Questi si possono trovare tranquillamente in qualsiasi ferramenta. È dotato di una vite e di un tappo regolabile. In più mi sono tagliato uno spezzone di un tubo di plastica della stessa lunghezza dell'accessorio zincato. Questo perché una volta tolto il tappo e averlo forato, inserirò questo tubo all'interno, perché una volta chiuso mi servirà per fare da guida alla nostra asta d'alluminio dove poi andremo ad inserire i nostri palloncini. Iniziamo incollando la colla ai nostri piedini. Ripetiamo l'operazione su ogni pezzo di medio densing e poi aspettiamo che la colla si asciughi per applicarla alla nostra mattonella. Andiamo avanti con questo. Distribuiamo bene la colla, soprattutto negli angoli, in quantità abbondante. Terminata questa operazione, andiamo a passare il nostro pezzo nell'angolo in cui poi lo andremo a incollare, in modo di sporcare questa parte di colla. Lasciamo ad asciugare. Una volta che la colla si sarà seccata, i piedini saranno ben saldi, prenderemo il nostro accessorio, il piedino per i mobili, infileremo la vite nella parte inferiore e inizieremo ad avvitare questa parte a cui avremo tolto il tappo in plastica regolabile. Nella parte finale continueremo a stringere forte per lasciare la struttura ben salda. A questo punto prendiamo il tubo di plastica e lo dovremo andare ad infilare nella parte della vite. Questa servirà da binario all'asta che sorreggerà poi i nostri palloncini. Prendiamo il tappo precedentemente forato e lo avvitiamo. Stringiamo un po' e la nostra pedana è praticamente finita, non ci rimane altro che verniciarla del colore che preferiamo ed eventualmente aggiungere una vite autofilettante per rendere ben salda l'unione tra la mattonella e il piedino. Non ci rimane che provarla. Ciao, alla prossima!